Grazie mille a Luciano Squillaci. Adesso la parola al candidato sindaco nella città di Livorno, una città difficilissima. Il candidato sindaco per tutto il centrodestra è il nostro Andrea Romiti. Buongiorno a tutti. È una città difficile. Lo era, perché a Livorno è una città di mare, una città ventosa, una città che tira forte il liveccio, ma adesso sta tirando forte un altro vento, che è il vento della storia. Guardate, Livorno, da quando mi ha chiamato Giorgio, mi ha detto, era il 29 marzo, era venerdì, mi ha detto: guarda, sei te il candidato per Livorno, è diventato pubblica notizia e il mio cellulare non ha mai smesso di suonare. E rispondendo ad amici e a persone che conoscevo ma che non erano del nostro mondo, ho capito che c'era il vento, che stava soffiando un vento nuovo, un vento fortissimo, un vento della storia. Guardate, la posizione di Fratelli d'Italia, che in Europa è il sovranismo, cioè il popolo sovrano e non l'elite sovrana, cioè opporsi ai poteri forti, alle banche, all'alta finanza. Questa posizione nei locali significa opporsi al clientelismo, opporsi alle cricche, e Livorno è la patria delle cricche e del clientelismo. Livorno, dopo 70 anni di sinistra, è un nulla cosmico dei 5 Stelle, è la patria del clientelismo. I cittadini sono stanchi e i cittadini hanno capito benissimo qual è la parte politica, la coalizione, il movimento che difende gli interessi dei cittadini, quelli che vogliono vivere in modo libero, fare una libera impresa in una libera città. E è incredibile, sono rimasto stupito anch'io, ci sono dei mondi che non apparterrebbero teoricamente, per quello che possiamo conoscere fino a ieri, al mondo del centrodestra, ma che oggi si vengano ad unire con noi per questa battaglia contro il clientelismo. Livorno sarà, secondo me, secondo noi, il simbolo del cambiamento. E Livorno, per farvi capire questa situazione, Livorno è una città portuale. Tutte le città portuali d'Italia hanno il PIL più alto della regione. Livorno ha il PIL più basso della regione e è una delle 9 aree di crisi industriale complessa. Perché? Perché i livornesi non hanno voglia di lavorare? Perché i livornesi non sono buoni? No. Perché per lavorare a Livorno serve la tessera, serve essere in una cooperativa, serve essere amici di quelli che governano. E la città è stanca, la città ha capito che la sinistra è questo. È questo nel locale e è questo in Europa. La sinistra difende i poteri forti e in città, nel locale, difende le cricche, ha una politica clientelare. I cittadini a Livorno vogliono cambiare e noi gli daremo il vero cambiamento. Bravo Andrea, in bocca al lupo. Ci saremo vicini in questa sfida a Livorno. Poi dopo, se per caso tu dovessi vincere, c'è una scritta che dobbiamo cancellare, ma poi se ne parla con calma.